non è una novità il fatto della mancanza di stagionali. E però, diciamo insomma, che il reddito di cittadinanza non ha aiutato, perché lei ha fatto l'esempio dell'agricoltura, ma sappiamo tutti, perché l'esperienza diretta l'abbiamo avuta tutti, che se quest'estate, quando giravamo per le spiagge, i titolari ti dicevano non trovo il personale per il bar, non trovo il personale per i ristoranti. Quindi al netto dell'agricoltura, che è un tema specifico e per cui i voucher semplificati, anche lì no, la sfida non è levarli perché qualcuno ne ha abusato, non è che levi uno strumento fondamentale per la nostra economia perché qualcuno ne ha abusato, ma andi a controllare e sanzioni chi ne abusa, però non è che levi i voucher e semplificazioni. Però al netto di questo voucher, è chiaro che il reddito di cittadinanza ha creato tutte delle situazioni per cui Damiano dice le ho messi. Comunque, il reddito di cittadinanza ha creato tutte delle situazioni per cui certe persone preferiscono stare a casa percependo il reddito di cittadinanza. Però posso dire una cosa, il reddito di cittadinanza può incidere, ma non è tutta colpa del reddito di cittadinanza. L'ho detto per prima, però sicuramente la stagionalità nel turismo, che è stata fondamentale quest'anno, ne ha risentito. Parli con qualunque imprenditore del turismo e ti dirà che quest'anno è stato particolarmente evidente, perché c'era anche il reddito di cittadinanza. C'è una lista di persone.